La problematica della partenza Xbat ce la stiamo portando dietro e sembra non avere proprio una soluzione, anche perché avevamo fissato un tavolo per il 27 di aprile che ci è stato slittato al 14 di maggio. La motivazione non c'è stata scritta, c'è soltanto un foglio di rinvio e in pratica l'unica soluzione che siamo riusciti a capire, a carpire il perché dello spostamento del tavolo è stato il fatto che hanno, come dire, preferito affrontare una vertenza di più grossa entità che è quella della Whirlpool in Campania e escludendo, cioè rimandando la vertenza degli Xbat. Gli animi dei lavoratori si sono talmente agitati che stamattina, dopo un'assemblea che è stata fatta all'esterno dello stabilimento, hanno deciso con una delegazione di andare ad occupare l'aula consiliare del comune di Lecce e la restante parte di rimanere in presidio fisso davanti allo stabilimento. Ancora il sindaco non è stato incontrato. Ci è stato detto, riferito dai colleghi che sono lì all'interno in maniera telefonica, che stavano cercando di far arrivare quanto prima il sindaco lì all'interno dell'aula consiliare per avere un attimino delle risposte e delle, come dire, ulteriori solleciti affinché questo tavolo si possa svolgere. Aggiungo anche un altro piccolo particolare che in pratica ci è trapelato, che l'azienda ha disdetto il canone di locazione ai proprietari, al consorzio Inser, al 30 di aprile. Allora, soltanto che i proprietari hanno detto ok, sì, ce lo date indietro, però con lo stabilimento vuoto. Io chiedo proprio questo, se loro hanno il coraggio, perché così dimostrano di essere politici attenti al territorio, tutti e quattro devono firmare un protocollo che nel momento in cui la Regione Puglia stanzia dei finanziamenti a qualunque azienda del settore, di qualunque settore, quei finanziamenti devono essere legati alla riassunzione di quei lavoratori. Se lo fanno, e lo fanno davanti alle telecamere, faranno cosa gradita a tutti quanti e dimostreranno di essere politici, uomini e persone attente al territorio. Se questo qui non lo fanno, io inviterò tutti quanti i miei iscritti e tutte le persone che conosco a non andare a votare, perché a noi servono delle persone che danno le risposte, delle persone che promettono in campagna elettorale, non mantengono nulla. Dopo il 1° di giugno, onestamente, non sappiamo proprio che farcene. Ce ne abbiamo già tanti.